Non so se ci avete mai pensato, ma una volta pisciare poteva essere una cosa romantica. Mi ricordo papà quando mi portava a sciare. La neve diventava gialla e si scioglieva. O Andrea quando eravamo a scuola. Quei bastardi hanno sospeso solo me. E poi Laura, quando vivevamo insieme, chissà perché mi imbarazzava a fare pipì davanti a lei. Hai in mano il tuo futuro? Molto divertente. Il futuro è arrivato e non c'è nulla di romantico. Ogni giorno fai una fila di almeno mezz'ora. Riempi d'urina l'apposito barattolino preetichettato. Sarà registrato, smistato, analizzato, sterilizzato, archiviato. Lo Stato si prende cura della tua salute. Anche troppo. A volte le cose non vanno come dovrebbero. E quando è così, hai sempre paura di quello che può succedere. Poche parole. Niente cocaina, eroina, anfetamine e derivati. Niente acidi o cannabinoidi. Alcol, nicotina. Niente farmaci tipo Prozac, Viagra, Valium o Serimax. Niente guaranà, residui del cacao. Niente caffeina, niente damango, niente salvia o valeriana, asparagi, funghi, liquirizia, cannella, curry, pepe, niente zenzero o noce moscata. Niente miele. Se ti presenti e non pisci, catetere portatile. Risulti positivo? Vigilanza. Recidivo. Schedatura, procedura, arresto. In caso di stress, utilizzare gli appositi auricolari per ottenere il giusto sound. A volte non basta. L'urofobia, la paura di urinare davanti a qualcuno in ambienti non familiari, è una patologia sempre più diffusa. Meglio trattenersi un giorno intero per avere uno stimolo a prova di tensione. Referti o certificati falsi si vendono a caro prezzo nelle cliniche private. Poco accessibili, molto flessibili. Il traffico illecito di urina pulita, invece, è un business. Batterie di bambini selezionati e spacciatori che si riciclano vendendo fialette da un decilitro. Chi non può permettersi una dose passa l'intera giornata elemosinando urina dalle persone fidate. Ecco, le persone fidate. Come me. Una vita normale. Nessun eccesso. Nessuna compagnia. Un lavoro part-time. Giardiniere ai palazzi del governo. Poche aiuole, molto tempo libero. Così suddiviso. Un giorno al centro commerciale, uno al centro culturale, uno al centro economico creativo. Ogni giorno al centro di controllo. E poi a casa. Hobby. Cena legalizzata. Videotrasmissione. Non è il massimo, ma vivo nel rispetto delle regole. Mai un'assenza ingiustificata, mai un errore, un test andato male. L'infermiera del centro lo sa e mi vuole bene. Davanti a lei piscio come un bambino,
ma non oggi. Cambio del personale. Ora ditemi come si fa a pisciare davanti a una così. La data riportata in etichetta deve essere impostata dal personale autorizzato. La data riportata in etichetta deve essere impostata dal personale autorizzato. Lei è pisciato domani? Ce la faccio. Non è che potrei parlare con il responsabile? Ragazzo mio, io mi rammarico molto per quello che è accaduto. Tu sostieni di non poter urinare per una seconda volta in così poco tempo. Quello che manca alla società odierna è ciò che noi definiamo self-control, autocontrollo. Thank you.
I ricordi sono una cosa strana. Ti vengono in mente e ti condizionano la vita. Mi chiedo ancora cosa sarebbe stato se la memoria fosse andata da un'altra parte, a cercare altri momenti, altri dettagli. Ma tutto quello a cui riuscivo a pensare era una stupida frase nel bagno. Hai in mano il tuo futuro.